Questo TG di O è offerto da Arneg, da Cibus Fiere di Parma, da Eletto Prodotto dell'Anno, da Alimentazione Dedicata Molino Spadoni, Porta al Benessere in Tavola, e da Soluzione Group, Inspired by Tomorrow. Il format in COP arriva al Cardarelli di Napoli. Mutti 100 milioni per lo sviluppo estero. Mini bond da 3 milioni per la rete Audi Store. Casalasco chiude il 2023 con più 27%. Il 70% di Kiko passa al fondo L. Cutterton. Buongiorno e ben ritrovati all'appuntamento settimanale con il TGDO, il notiziario della distribuzione moderna in onda sui canali di Edizioni DM. Vediamo insieme quelle che sono state le principali notizie nel mondo del retail e del largo consumo. Arriva presso l'azienda ospedaliera Antonio Cardarelli di Napoli il primo Incoop delle due Sicilie. Master Franchising Coop Alleanza 3.0 in Campania. Un nuovo punto vendita con metrature ridotte rispetto agli store ordinari che intende soddisfare l'esigenza emergenziale d'acquisto dell'utenza, fornendo un'esperienza rapida e ripetuta, intercettando il cliente prima o dopo il lavoro o durante la pausa pranzo. È il primo super in corsia nel Sud Italia dopo le esperienze sperimentate già in Lombardia. Un anno di traguardi importanti questo per Coop Alleanza 3.0 che ha visto il 2023 chiudersi a 5,76 miliardi di euro e con un utile di oltre 1 milione di euro. Gruppo Mutti investirà 100 milioni di euro nei prossimi 4 anni per accelerare lo sviluppo estero. Per l'azienda di Parma, leader in Europa nel mercato dei derivati del pomodoro, la spinta verso l'internazionalizzazione è legata ai risultati di fatturato e di volumi venduti. Per il secondo anno consecutivo, infatti, la quota di fatturato registrata all'estero supera quella ottenuta in Italia. 353 milioni di export contro i 312 milioni del fatturato entro i confini nazionali. Mini bond da 3 milioni di euro per Sapori Artigianali, la società che opera nella commercializzazione di prodotti da forno e dolciari con il marchio Audi Store. L'emissione comporterà nuove aperture di punti vendita. Lo conferma Mauro Tiberti, amministratore unico di Sapori Artigianali, da lui fondata a Brescia nel 2014. Sapori Artigianali conta più di 110 punti vendita ODS, di cui una ventina nelle principali città italiane e una trentina all'interno dei centri commerciali. Nel 2023 il marchio ha iniziato a svilupparsi oltre confine, con due vetrine in Polonia e con l'obiettivo di espandersi nel 2024 anche in Francia e in Spagna. Bilancio record per Casalasco Società Agricola, che chiude il 2023 con ricavi consolidati in crescita del 27%, arrivando a superare i 630 milioni di euro e con un EBITDA di 81,1 milioni. I dati confermano l'andamento positivo del gruppo, che con i suoi 5 stabilimenti ha lavorato 800.000 tonnellate di pomodoro fresco nella scorsa campagna, consolidando il settimo posto a livello mondiale. In continua crescita i mercati geografici di sbocco, oltre 75 nel 2023, raggiunti sia coi marchi di proprietà Pomi ed Erika, sia mediante le attività di co-packing e private label. ICO Milano ha un nuovo azionista di maggioranza al 70%, si tratta di L. Cutterton, investitore inglese a livello internazionale nel mondo consumer, mentre la famiglia Percassi conserverà la minoranza. I fondatori, che erano risaliti al 100% nell'ottobre 2022, hanno infatti deciso, dopo soli 18 mesi, di riaprire ai private equity, con un'operazione che era nell'aria da tempo. L'insegna ha più di 1.100 punti vendita e ha realizzato nel 2023 un fatturato netto di oltre 800 milioni di euro.
Il brand opera oggi in 66 nazioni, oltre alla piattaforma di e-commerce. E abbiamo ancora una notizia. Rizzoli Emanuelli inaugura un nuovo polo produttivo in Tunisia. L'azienda parmense di conserve ittiche consolida così il suo piano di crescita e di espansione estera, grazie all'apertura della nuova struttura operativa nella città costiera di Kelibia. Lo stabilimento è stato scelto in una posizione strategica per la lavorazione del pesce, collocato tra il canale di Sicilia, il Golfo di Tunisi e l'area pescosa di Tebulba nel Golfo di Hammamet. Nasce con l'obiettivo di aumentare la capacità produttiva e rafforzare ulteriormente il posizionamento nel settore premium. Anche per questa settimana è tutto. Vi diamo appuntamento alla prossima con il TGDO, il notiziario della distribuzione moderna. Grazie. Questo TGDO è stato offerto da Arneg, da Cibus Fiere di Parma, da Eletto Prodotto dell'Anno, da Alimentazione Dedicata a Molino Spadoni, porta al benessere in tavola, e da Soluzione Group Inspired by Tomorrow.